Cari amici di Paese Mio, oggi il nostro viaggio riapproda in Val Fontanabuona. Andremo a visitare il comune di Cicagna nel suo centro, nel capoluogo. Il comune di Cicagna è molto esteso, abbiamo già visitato alcune frazioni, ma oggi andiamo a scoprire le attività commerciali, la realtà che si vive nel centro produttivo. Siamo davanti alla chiesa santuario di Nostra Signora dei Miracoli a Cicagna, che si trova un po' nel cuore del comune, e siamo con Enrico Queirolo, che è originario di qua e che è anche un fabbriciere della parrocchia. Intanto diciamo un po' la storia di questo santuario, c'è questa particolarità di questo campanile esterno alla chiesa. Sì, la storia della chiesa affonda le sue radici addirittura prima del 1000. Si ha addirittura notizia che fosse compresa tra le pievi della, diciamo della diocesi di Genova già nel V secolo. Però tuttavia il primo atto ufficiale, qui si parla della chiesa di Cicagna, risale al 1050, intorno al 1050, ed è citata in un atto stipulato da un notaio di Genova come pieve di Cicagna, per una questione di trasferimento di terreni viene citata vicini, probabilmente vicina alla chiesa, viene citata appunto la pieve di Cicagna. Successivamente, fino al 1500, si hanno pochissime notizie. Nel 1500, dopo il Concilio di Trento, quindi a metà del 1500, in occasione della visita di Monsignor Bossio, che era delegato apostolico per dopo il Concilio di Trento, viene deciso di ampliare la chiesa e di fare alcune modifiche interne. Allora pare fosse una chiesa a navata unica, forse con cappelle laterali, però non vi è nulla di certo, anche perché non è rimasto purtroppo più niente dell'antica chiesa. Si sa che dati della parrocchia, che nel 1600 sono state costruite due navate minori laterali e sono stati eseguiti alcuni lavori di ampliamento della parte interna, quindi con la costruzione di cappelle laterali e altre opere di restauro. In quale momento questa chiesa diventa santuario e dedicato a Nostra Signora dei Miracoli? E dunque, la chiesa, che era intitolata originariamente la Madonna del Rosario, Nostra Signora del Rosario, diventa Madonna dei Miracoli dopo il miracolo avvenuto nel 1537. Durante una messa, alla presenza dei parrocchiani del parroco, vi erano dei gigli intorno alla statua della Madonna. Questi gigli improvvisamente rifioriscono, erano appassiti, quindi rifioriscono, e la statua della Madonna ritorna alle sue, che era tarlata e polverosa, ritorna alla sua originaria bellezza. Quindi questo è il miracolo, diciamo, che ha poi permesso di far diventare la chiesa santuario di Nostra Signora dei Miracoli. Tutt'oggi la statua è in quello stato? Sì, tutt'oggi la statua è presente in chiesa, è una bellissima statua di epoca medievale, in legno, e si può vedere sopra, in una nicchia sopra l'altare. Poi nel corso dei secoli, tra il 500 e l'800, sono state fatte opere di manutenzione o piccole opere di modifica, fin quando nel 1937 si decide di
fare il santuario vero e proprio, di costruire il santuario. Però, ahimè, costruendo il santuario è stata demolita la chiesa vecchia, che era nella posizione dove si trova il campanile. Si trova il campanile, infatti si vede ancora la forma del tetto della chiesa. Questo campanile era una torre di avvistamento? Sì, era una torre medievale. Anche questa è una storia abbastanza curiosa. Durante la demolizione della vecchia chiesa per far posto alla chiesa del santuario, la chiesa nuova, chiaramente era prevista anche la demolizione del campanile. Durante i lavori di demolizione, mi pare un giornalista genovese fa una considerazione di tipo architettonico, dice: ma questo campanile ha una pianta inusuale per essere un campanile seicentesco, settecentesco, perché ha una forma rettangolare allungata, quindi potrebbe essere anche una torre medievale. Questa è stata un'intuizione, diciamo, a questa sì miracolosa, perché poi penso che avesse fatto un articolo su questa cosa. Quindi furono fermati i lavori di demolizione del campanile, per fortuna, perché allora aveva dei decori, era stato poi rifatto in epoca barocca e quindi aveva dei decori e delle modanature barocche, non si vedeva quello che si vede adesso. È stata un'intuizione, dico, miracolosa, perché ha permesso poi di far scoprire, nel corso di lavori di restauro degli anni 80, ha permesso di riportare in luce questa meravigliosa, cioè, perché chiaramente una torre medievale, è rimasta soltanto la parte sommità. Si nota anche la sommità che è diversa. È stata volutamente per lasciare una testimonianza di quello che era il campanile barocco. Perché la chiesa è stata spostata in Piemonte? Diciamo? La chiesa è stata spostata in Piemonte perché probabilmente volendo fare una chiesa così grande non c'era uno spazio sufficiente vicino al campanile. Lo stile della chiesa era rivolta anche verso il paese, quindi insomma, le motivazioni erano probabilmente molteplici. Lo stile è una chiesa degli anni 30, del 1937, diciamo che è una chiesa che si rifà un po' alle chiese basilicali, quindi chiamiamolo neoromanico, quindi l'uso poi dell'ardesa, del mattone. È una chiesa che ha una sua imponenza, la sua presenza. Molto ampia anche all'interno. Ampia. Doveva essere un metro più lunga della cattedrale di Chiavari, secondo che l'avevo pensata. In realtà... Quali sono i principali momenti di festa per la comunità di Cicani? La festa principale è il 15 settembre. Festa della Madonna dei Miracoli, che è la festa che si fa il giorno in cui è avvenuto il miracolo del 1537. Poi c'è San Giovanni, che è il patrono di San Giovanni Battista, che è il patrono di Cicagna, il 24 giugno. C'è ancora molto attaccamento a questa chiesa, anche a Nostra Signora dei Miracoli qua? Sì, direi di sì, è sentita. Direi che anche dall'estero, nostri, diciamo, concittadini emigrati in America o piuttosto che in Australia, hanno sempre danno sempre testimonianza di questo attaccamento al santuario. Un servizio molto importante per la comunità di Cicagna è svolto dalle suore della presentazione di Maria Santissima al Tempio. Siamo con Suor Fausta Mauri all'interno proprio dell'edificio che ospita l'asilo. Il vostro asilo, intanto, quanti bambini accoglie quotidianamente? Tutti i giorni a tavola sono 30, 35, 34. Abbiamo avuto un calo per le malattie invernali, ecco. Però ce ne sono iscritti 42.
Quindi avete due classi di asili? Abbiamo due classi, dei piccoli, mezzani e grandi. Le attività svolgono come vengono? Le attività, quest'anno ci sono due maestre che sono molto allegre e fanno tanti bei lavoretti. Nell'entrata si può giudicare come lavorano, ecco, sì. E i bambini vengono anche volentieri, sì. Sono bambini qua del comune o vengono anche un po' da tutta la vallata? Ne abbiamo qualcuno anche da Orero e poi ci abbiamo gli extracomunitari e da Orero vengono giù perché è l'unica scuola materna che incontrano. Da quanto tempo ci sono le suore qua a Cicati? Sono 182 anni. Ha sempre svolto servizio per l'educazione dei bambini? Sì, sì, hanno sempre fatto scuola materna e io ho conosciuto parecchie suore qua. E da quanti anni è qua? E io sono venuta dall'82 all'88, poi sono andata via, sono ritornata dal 2000. Ha ritrovato un ambiente cambiato? Sì, un po' sì. Quando sono venuta io anche la casa non era così bella. Poi è arrivata su una bufera dal mare, ci ha portato via il tetto e di conseguenza la casa ha migliorato molto, ecco. L'hanno messa ben messa, ecco, adesso ci viviamo bene. Qual è il vostro carisma? Qual è il vostro carisma che cercate anche di portare ai bambini che educate? Il nostro carisma è l'educazione ai bambini, alla gioventù, catechismo, che io l'ho fatto fino all'anno scorso, quest'anno è così. Date una mano quindi anche in parrocchia? Sì, danno una mano anche in parrocchia, sì, sì. La suora Sostella va giù anche una volta al mese a Monleone, che ci sono i ragazzi dell'oratorio, e si cerca di fare quello che si può, ecco. Come è nata la sua vocazione? Io vengo dalla Brianza, vengono proprio dal centro, diciamo, di oratori, di attività parrocchiali molto, molto vivaci. La mia vocazione l'ho sempre avuto, però non sapevo in quale istituto entrare. Poi ho pregato un po', poi una mia sorellina ha avuto un piccolo problema di salute, l'abbiamo portata su a Tavernerio e ho conosciuto le suore maestre Pie. Poi venivo giù al mare a Sestri e allora ho conosciuto le suore Suor Luciana, Suora Francesca, ne ho conosciuto parecchie e allora mi sono innamorata di questo istituto. Da quanti anni di professione? Il prossimo anno faccio 60 anni di vita religiosa. Delle aziende storiche del comune di Cicagna è la ditta Leverone che produce fuochi d'artificio. Siamo con Emanuele e Gianpietro che portano avanti questa attività, un'attività che va avanti da quanti anni? Più di 100 anni. Tre generazioni? Sì, siamo la terza. Voi, com'è la vostra attività? Che cosa producete? Fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici su piazze, per comitati, enti o manifestazioni anche private. In tutti questi anni vi siete ampliati, avete cambiato anche un po' il vostro modo di porvi sul mercato? Per forza, se no non vai avanti. Abbiamo cercato di trovare le innovazioni che ci sono sul mercato, sia come per accendere i fuochi, per sicurezza e per altre cose, sì. Quali sono le richieste oggi del mercato di fuochi d'artificio? Attualmente sono molte richieste piromusicali, che però per farli bisognerebbe che ci fossero grandi cifre. Invece purtroppo le cifre col tempo, con la crisi che c'è adesso, sono sempre le stesse. Con quel poco si riesce a fare una cosa abbastanza decente, anche se
ripeto, per fare dei piri musicali ci vorrebbero dei soldi, perché non si possono fare dei piri musicali con pochi soldi e con tanti brani. I piri musicali sono i fuochi d'artificio con la musica di sottofondo? No, a tempo di musica. Sì, ci abbiamo preso un programma di ultima generazione che ci permette di fare tutte le coreografie possibili e immaginarie che in base al posto e al budget possiamo eseguire. Quali sono invece le principali difficoltà a mandare avanti questa attività? Sono tante. Prima di tutto sono le normative che ogni anno cambiano e restringono molto il campo dei vari posti dove si possono fare i fuochi. Perché, come è già successo in tanti posti, purtroppo non avendo le distanze queste cose qua non si possono fare. Si cerca di ovviare, magari con calibri più piccoli, le difficoltà del posto, però è sempre un brutto lavorare, ecco. Quanti magazzini avete? Quanti luoghi dove appunto custodite? Non ci ho conto allora. Ne avremo, diciamo, una decina di magazzini. Una decina di magazzini, fabbrica compresa. Oltre qua al comune di Cicagna? Anche no, solo nel comune di Cicagna, più di 10 sicuri, tra grossi e piccoli magazzini. E dove fate i principali spettacoli pirotecnici, qua in zona oppure anche in altre? Ma si va in Toscana, Piemonte e sulla riviera di Ponente. Anche Lombardia. E anche Lombardia, sì. In qualche modo comunque la tradizione dei fuochi d'artificio anche qua da noi è molto radicata, no? Anche se la crisi economica a volte impone delle rinunce, però ai fuochi d'artificio in alcune feste non si rinuncia mai. Sì, è vero, forse è l'unica cosa che è rimasta per il paese, l'unica manifestazione che forse la gente ci tiene, va a vedere e piace. Sì, è una cosa che penso che difficilmente i comuni non la fanno, ecco. È più facile che la facciano che non la facciano, anche se hanno difficoltà magari col budget, però qualcosa fanno sempre. Si abbina anche un discorso devozionale a volte, no? Ai fuochi. Sì, più che altro sono legate alle parrocchie, però ci sono molti comuni che per il turismo lo fanno tipo a Ferragosto, quando c'è un periodo estivo, perché il nostro più o meno, purtroppo è un lavoro stagionale che si svolge più o meno da maggio fino ai primi di ottobre. Tutto quello che viene prima e dopo per il nostro mestiere di guadagnato. Periodi morti, cioè comunque continuate a portare avanti l'attività lo stesso? Sì, ci prepariamo per la preparazione dei lavori di tavolino e poi mandiamo i nostri rappresentanti in giro a contattare i vari enti, i comuni. Poi abbiamo un negozio per i fuochi dell'ultimo dell'anno e adesso si sta molto sviluppando i fuochi per i matrimoni, dove si possono fare al momento dal taglio della torta delle coreografie a forma di cuore, di stella, molto scenografiche che non impengono neanche tanto i soldi. Da chi ha iniziato questa attività ai giorni nostri si è evoluto molto questo mercato? Sì, purtroppo la tecnologia, come tutti i campi, ha fatto da padrone. Poi il resto è tutto arte che viene dall'estero, che noi produciamo, che eseguiamo. Ecco. Anche per far conoscere Cicagna anche al di fuori qua del territorio, dell'ambito locale. Ma io penso che Cicagna noi, perlomeno nel nostro piccolo, l'abbiamo fatta conoscere molto. Molto, sì. Penso proprio di sì. Perché in tanti posti che andiamo dicono sono di Cicagna. No, dico io, siamo di Cicagna, è differente. Una delle attività artigianali del comune di Cicagna è la pasticceria gestita da Alberto Zappettini, che è qua da diversi anni, però c'è stato nell'ultimo anno, così negli ultimi anni, un rinnovamento totale. Assolutamente sì, abbiamo deciso di credere ancora nel commercio, nella zona e reinvestire trasformandoci trasformando la mia attività da pasticceria a gelateria, anche offrendo un servizio di caffetteria. Insomma, per accontentare un po' tutti, ecco. È stata una scelta vincente? Ma per il momento direi di sì, vediamo, insomma, cerchiamo di impegnarci sempre ai massimi livelli per cercare almeno di accontentare tutti. Avere un'attività artigianale in una zona come quella di Cicagna, quindi un po' decentrata, quali difficoltà propone a chi intraprende questo mestiere?
Beh, sicuramente la crisi naturalmente ha colpito anche insomma, da tutte le parti, ma nella nostra vallata purtroppo bisogna venirci apposta. E quindi, insomma, con l'andamento degli anni diciamo che il commercio ne ha parecchio risentito, però insomma speriamo che le cose cambino. Come è iniziata questa passione per la pasticceria? È cominciato da ragazzo, ho cominciato in giovane età, non ho studiato, ho fatto il garzone, insomma ho imparato proprio dalle basi, ecco. Perché proprio la pasticceria però? C'era comunque un interesse già per questo settore? Ma sì, qualcosa a casa facevo, insomma aiutavo mia madre, però insomma diciamo che è scaturito tutto da un lavoro estivo, ecco. Quindi che si è protratto da fare un lavoro estivo, si è protratto che poi è nata una vera passione, ecco. Quali sono le vostre specialità? Ma le nostre specialità più o meno insomma sono la pasticceria insomma di una volta, mille foglie, bavarese, pan di Spagna, insomma crediamo ancora nei gusti di una volta, ecco, ricercando sempre materie prime di primo ordine, ecco. I clienti apprezzano questa, diciamo, linea della tradizione? Direi di sì, che per il momento finora la tradizione finora è quella che conta di più, ecco. Quanti siete a lavorare qua? Siamo in tre, voglio dire, poi ho qualche aiuto al sabato e la domenica, insomma. Validi collaboratori. La pasta alla domenica rimane sempre una tradizione anche delle nostre famiglie. Assolutamente sì, finora insomma tante persone insomma finora vengono ad assaporare le paste alla domenica, è una bella tradizione, ecco. Siamo con Marco Raffetto all'interno di un locale storico di Cicagna. Questo negozio di alimentari da quanti anni è su questo territorio? Dunque era dei nonni di mia moglie, quindi dal 1922 più o meno che siamo aperti. Diciamo. Si chiama Lo Spiccio, perché? Spiccio è il cognome di mia moglie, i vecchi erano... È nato come negozio di alimentari o prima aveva un'altra... Come negozio di alimentari, però poi avevano anche un bar... E avevano un negozio di calzature, il mio suocero faceva anche il calzolaio, quindi insomma, poi piano piano... Succedeva ai tempi, si facevano più di... È funzionato tutto e... È rimasto l'alimentare. Alimentare, sì. Con una particolarità, quella di avere dei prodotti anche proprio tipici del territorio. Qualcosina sì, tante cose, insomma, abbiamo qualcosa particolare per difenderci un po' dai grossi, diciamo, dai grossi magazzini, perché comunque ci mangiano vivi. Com'è la realtà commerciale qua di Cicagna? Abbastanza, diciamo, no, non lamentiamoci, si lavoricchia. Siete in un luogo di passaggio, quindi ci sono diverse anche possibilità? Sì, sì, si fermano, magari vedono le vetrine, abbiamo delle belle vetrine, quindi la gente si ferma volentieri. Bisogna sempre sapersi anche modernizzare però. Certo, sì, sì, sì. Bisogna sempre avere un qualcosa di diverso dal solito. Dalla grande distribuzione soprattutto. Sì, sì, sì. E c'è stata un po' di flessione in questi anni oppure si è mantenuta l'attività consueta? Insomma, sì, un attimino di flessione c'è stata, però poi tutto sommato ci siamo sempre salvati. Si è sempre andati avanti? Sì, 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 per forza. Bisogna andare avanti, c'è niente da fare. Siamo in prossimità dell'agriturismo La Novellina con il titolare Fulvio Gazzolo. Intanto perché si chiama così La Novellina? Questa zona catastalmente hanno sempre chiamato La Novellina. E lei è qua da quanti anni? È più di 10 anni, 11. Prima che cosa faceva? Prima avevo un'attività di allevamento bovini con macelleria, sempre nel campo dell'agricoltura. Adesso invece è questa attività agricola abbinata anche alla ristorazione. Sì, ristorazione, abbiamo anche 4 camere. E come va l'attività? Si lavora, adesso speriamo che cominci la stagione buona. Nel tempo vi siete anche ingranditi, avete
ampliato anche l'aspetto estetico. Sì, pian pianino facciamo qualcosa. Più o meno quante persone riuscite ad ospitare? Ma abbiamo già fatto anche dei numeri consistenti, a volte anche parecchi. Quali sono un po' le vostre particolarità, le vostre specialità? Noi facciamo un menù tipicamente ligure, classici ravioli a ragù, i panzotti in salsa di noce, tagliatelle in varie maniere, specialmente alla boscaiola, qualcosa al pesto, trofietta gnocchi al pesto, i classici menù liguri, fritto misto all'italiana, arrosti vari, cima alla genovese, roast beef, il classico classico. E come coltivazioni quali sono le vostre principali? Ortaggi di stagione, ortaggi normali, dai pomodori a patate, a insalate, ortaggi in genere. Quindi poi le utilizzate anche per la cucina? Certamente, certamente. C'è stata un po' di flessione in questi ultimi anni? Ma diciamo che adesso poi un po' c'è stata, senz'altro. Dopo le vacanze di Natale c'è sempre un po' di... poi di solito dopo Pasqua ricomincia la stagione. Con chi lavorate principalmente? Con persone del posto? Anche... noi abbiamo una cuoca bravissima che viene da molto lontano, però ormai è più genovese di noi, che viene dalla Corea, però ha studiato cucina genovese e poi persone sì del posto. Ha imparato anche la cucina proprio locale? Soprattutto, soprattutto. Soprattutto. E i clienti invece sono qua locali oppure? Clienti anche locali, anche da Genova che passano dal traforo verso lì di... come si chiama? Ferriere. Di Ferriere, di lì. È una zona frequentata questa di Cicagna anche? Abbastanza, abbastanza, sì. Pernottamenti invece? Pernottamenti magari durante la settimana si lavorichia un po' con qualche rappresentante che viene, qualche così. E il sabato e la domenica magari famiglie che fanno il weekend. Avete anche questo bellissimo prato, insomma anche la parte esteriore è molto sì, curata. Ci teniamo parecchio. Anche il parco giochi per i bimbi? Il parco giochi per i bimbi, sì, sì. Per le famiglie, insomma. Le famiglie, sì, sì. Attività si svolgeranno qui all'interno? Allora, faremo un po' di tutto, nel senso corsi fitness, andando ad accontentare un po' le esigenze di tutti quanti, quindi dal pilates, ginnastica posturale, fitbox, fitness musicale, pump, tone up, step, ci sarà un pochettino di tutto per tutti i gusti, per tutte le età, dai giovani ai meno giovani, a chi ha problemi magari di cervicale e altre cose, chi vuole semplicemente socializzare e divertirsi. Quindi è un centro per tutti, più tutta la parte ovviamente acquatica, che è un po' la novità per la vallata. Quanti siete a gestire questa struttura? In questo momento siamo un numero più piccolo di persone per partire, principalmente faremo tante cose io e lui, poi abbiamo aiuto da tante persone della valle, ragazzi della valle, che collaborano con noi sia come istruttori sia come segreteria o commerciali di vendita, e ragazzi comunque del territorio principalmente, per cercare di creare un ambiente molto familiare anche per le persone della valle. E tante richieste sul nuoto bimbi, ovviamente è un'attività che qua in valle manca, e quelle più vicine sono le piscine di Chiavari e Lavagna, e tante richieste anche comunque da persone che vogliono allenarsi senza dover fare tanti chilometri per poter mantenersi in allenamento. Le proposte acquatiche quali sono? Un po' di tutto, nel senso fitness acquatico, quindi acqua gym, acqua bike, pilates acquatico, quindi acqua benessere, e poi tutta la parte ovviamente di nuoto bimbi dai 0 a 7 anni, corsi per gestanti, acquaticità, quindi lezioni private. Quindi cerchiamo di esaudire un pochettino le esigenze di tutti quanti, evitando chilometri e chilometri che purtroppo la gente è malata abituata a fare. Quanto sarà aperta questa palestra?
Allora, 7 giorni su 7, questa credo una novità, un po' non solo per la vallata, per tutto il Tiguglio, quindi da lunedì a domenica. 9 di mattina, 9 di sera, da lunedì a venerdì, sabato 9-19, domenica 9-14. Una delle realtà di volontariato presente da ormai 20 anni sul territorio di Cicagna è quella della Croce Rossa. Siamo con Gianfranco Segale, che è l'attuale presidente. È una realtà in fermento, in crescita? Sì, sicuramente. È 20 anni che siamo qua come sede, però. E come volontari siamo dal 74 che è nata la Croce Rossa di Cicagna. Prima è nata come volontari e dopo 2 anni è passata come Croce Rossa. Quindi io sui 20 anni mi riferivo alla sede. Qui che avevo. Quindi un bel periodo. Comunque. Sì, dal 74. Infatti l'anno scorso abbiamo festeggiato i 40 anni di attività. Come questa realtà? Avete tanti volontari? Sì, diciamo che abbiamo circa 120 volontari, dei quali circa la metà si adoperano per la turnificazione, festivi, notturni e giornalieri. E poi altra metà saltuariamente ci danno una mano anche perché bisogna considerare che il volontario non è solo quello che sale sulle ambulanze, il volontario è anche quello che si adopera per mantenimento della sede e quant'altro. Quali sono i principali servizi che svolgete come pubblica assistenza? Sì, i principali servizi siamo sicuramente le urgenze, col 118 come centrale operativa. E questo, noi siamo nati per questo, per essere subito intervenire nel più breve tempo possibile per la popolazione. Poi abbiamo i servizi cosiddetti da noi chiamati bianchi, che sono chi si porta i pazienti a fare le varie radio, chemio, fisioterapie e quant'altro. E poi gli altri servizi siamo a disposizione per qualsiasi calamità in collaborazione con la Protezione Civile e poi sulle interventi sulle manifestazioni, qualsiasi tipo di manifestazione siamo sempre disponibili per dare una mano sia per il mangiare o anche per assistenze dove ci ha richiesto la presenza di un'ambulanza o di presidi sanitari. Una realtà integrata anche con la realtà del territorio, proprio anche dal punto di vista delle manifestazioni. Sì, 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 sicuramente c'è un bel connubio col territorio, infatti ci cercano e valutano i nostri interventi e ci aiutano anche, devo dire, con delle offerte che ci permettono di tirare avanti. Quanti sono i mezzi che avete a disposizione? Allora, mezzi abbiamo 4 mezzi, 4 ambulanze di primo intervento, poi abbiamo 2 doblò e ora questo ultimo qui nuovo fanno 3 doblò. Abbiamo 2 panda, poi un fuoristrada e un altro, una marea, che era la nostra vecchia automedica. La marea, poi abbiamo un Opel Combo, e abbiamo l'automedica in collaborazione con i comitati di Cogorno, Chiavari e ora di Riva, che l'abbiamo inaugurata l'anno scorso, un'automedica nuova, una Skoda, e ultimamente ci siamo regalati un camion. Anche quello è utile? Sì, è utile perché distribuiamo i viveri, facciamo parte della GEA, che distribuisce viveri per le persone, per le famiglie indigenti. Ancora stanno uscendo in urgenza. E distribuiamo viveri per le famiglie indigenti. E poi contiamo di poter far parte del Banco Alimentare con un'altra associazione di Genova che si occupano di raccogliere alimenti d'esubero da varie cooperative, coop e quant'altro, e distribuirle nella provincia di Genova. La vostra sede può contare anche su una pista di elisoccorso? Sicuramente, questo è il nostro vanto, il nostro fiore all'occhiello, perché non sono molte, anzi sono piuttosto rare le sedi che si possono permettere un'area così di elisoccorso
vicino alla nostra sede. Importante anche per la vallata, per tutta la zona dell'entroterra. Sì, sì, sicuramente, perché nei casi più urgenti, dove con le nostre strade un po' impervie, arrivare nei casi urgenti, arrivare all'ospedale, pronti soccorsi, ci vuole troppo tempo. Con l'elicottero in giro di 7 minuti qui, da qui sono a San Martino, quindi purtroppo viene utilizzato di frequente, perché purtroppo i casi o incidenti o stradali sul lavoro o anche malori così che capitano. Siamo su una provinciale purtroppo molto famosa per gli incidenti stradali. Tra l'altro possiamo richiamare anche a chi è stato dedicato quest'ultimo mezzo che avete inaugurato. Sì, quest'ultimo mezzo è stato inaugurato proprio a due persone, due ragazzi deceduti, uno per un incidente stradale, un altro per un'altra casa, comunque sempre un incidente, e abbiamo voluto inaugurarlo proprio a loro, dato anche la partecipazione dei contributi delle famiglie. Avete messo anche una foto che li ritrae? Sì, per la prima volta su un mezzo della Croce Rossa figura una foto. Abbiamo voluto riprendere una fotografia di questi due ragazzi, che tra l'altro è stato fatto anche un murales qui nel paese di Cicagna, e abbiamo ripreso questi due ragazzi che sono su una pista di una località sciistica con snowboard. Un modo per ricordarli anche nell'immagine, non solo così nel pensiero. Sì, come se non ce ne fosse bisogno, perché sono sempre nella nostra mente, però quando questo mezzo passerà per le strade qui del paese o della vallata, sicuramente ci ricorderemo di loro. Siamo di fronte a quella che un tempo era la sede dell'ex comunità montana Val Fontana Buona, con alle nostre spalle il monumento a Cristoforo Colombo, che è un po', diciamo così, il punto di riferimento per Cicagna. Siamo col vice sindaco Sonia Gardella. Com'è il comune di Cicagna? Ma il comune di Cicagna è un gran bel comune, offre delle buone qualità di vita, è un comune che si estende per circa 11 chilometri, una densità di 2600 circa abitanti, è suddiviso in diverse frazioni, partiamo da Pianezza, Monleone, Le Piane, Cicagna Centro, La Serra e poi diverse frazioncine, Casottana, Chichizzola, Mortasco. Diciamo che la qualità di vita è molto buona, anche se siamo una piccola realtà, perché comunque a partire dall'età di bambini piccoli arrivare all'anziano ci sono tante attività, ci sono tante belle realtà. Innanzitutto abbiamo una scuola materna, abbiamo una scuola primaria, una scuola da tempo pieno, la scuola secondaria, abbiamo tante attività sportive, infatti penso che avete visto, no? Abbiamo la piscina, abbiamo la palestra comunale che offre molte attività anche per bambini. Abbiamo per quanto riguarda la cultura, abbiamo la biblioteca, abbiamo la nostra Villa Cavagnari, abbiamo il teatro a Monleone e abbiamo anche per quanto riguarda la sanità una struttura chiamata ospedaletto, e poi abbiamo anche altre realtà. Volontariato anche la Croce Rossa. Abbiamo la Croce Rossa, che è il nostro fiore all'occhiello. E adesso io non vorrei dimenticarmi qualcosa, ma insomma, come paese è un paese vivo. Ecco. Un paese vivo. E quali sono insomma un po' le attività principali che si svolgono? Diciamo che in questo momento un po' critico, a livello non solo nostro di Fontana Buona, ma a livello nazionale, le attività purtroppo sono andate un po' in decadenza. Tante attività anche qui a Cicagna hanno chiuso, per quanto riguarda anche i negozi di alimentari. Purtroppo le condizioni sono quelle che sono. L'Ardesia è entrata un po' in crisi, il mondo dell'Ardesia purtroppo è così. C'è ancora però una realtà commerciale qua nel centro soprattutto. Sì, sì, abbiamo diversi negozi, abbiamo il negozio di spiccio alimentari, abbiamo pasticcerie, abbiamo anche, abbiamo tutto quello che comunque in un paese
si ha bisogno. E logicamente noi, essendo paese di fondo valle, anche per quanto riguarda la TP, ci fa un buon servizio. Insomma, logicamente i ragazzi per andare a scuola devono spostarsi a Chiavari, a Sessi, a Lavagna. Però insomma, per adesso si riesce ancora a mantenere questi servizi. Speriamo di continuare a mantenerli, perché purtroppo le risorse sono sempre poche, sono sempre troppo poche. Per mantenere le persone sul territorio, soprattutto le famiglie, occorrono servizi, ma la scuola è già un buon servizio. La scuola, l'asilo, lo sport, che è importante, e quindi insomma diciamo che non possiamo lamentarci, no? Siamo spostati all'interno della biblioteca Leveroni di Cicagna, siamo insieme a Carla Casagrande, che coordina, insomma è responsabile dell'aspetto cultura per quanto riguarda il comune di Cicagna. Quali sono le particolarità di questa biblioteca? È una biblioteca civica, quindi è aperta a tutti, dai bambini in età prescolare fino ad arrivare agli anziani. È una biblioteca molto frequentata. In effetti, a parte tutte le scuole che vengono mensilmente, le classi con le insegnanti, io ho molti, molti anziani che vengono e frequentano e si fermano, e anche perché è un punto di ritrovo poi per poter discutere del libro letto, del libro se è piaciuto, se non è piaciuto, si può consigliare o meno. Molti ragazzi, molti studenti universitari che vengono a studiare, e soprattutto poi tanti bambini anche nel dopo scuola fare i compiti. Insomma, è un bel punto di ritrovo proprio per tutti. È una delle biblioteche più antiche del territorio. Direi proprio di sì. Questa è stata aperta il 17 ottobre del 1982. C'erano 350 libri quando abbiamo iniziato. Adesso abbiamo passato i 18.000. Molte donazioni e molti sono stati acquistati appunto dall'amministrazione. Quali sono i servizi che il Comune offre dal punto di vista quindi della cultura, della scuola? Il Comune ha, dunque noi abbiamo sul territorio, sia dalle scuole dell'asilo alle scuole primarie, abbiamo una scuola a tempo pieno e una scuola a modulo, diciamo, e la scuola secondaria. E oltre poi al tempo pieno, quindi anche un servizio di mensa scolastica, del trasporto scolastico, facciamo anche un po' riferimento per quanto riguarda i contributi regionali. Insomma, si cerca di aiutare la nostra gente, la nostra popolazione, quindi a poter accedere magari ad aiuti. Anche a rimanere sul territorio, no? Questi servizi aiutano. Soprattutto a rimanere sul territorio, perché spesso io mi sento dire c'è una persona che mi spiega chiaramente tutto quello che devo fare, rimane un pochino più semplice, perché il rapporto poi con le istituzioni rimane sempre un attimino ostico, difficoltoso con le persone. Ecco. Qui siamo in mezzo ai libri, però ci sono storie importanti che sono state scritte da persone importanti partite proprio qua da Cicagna. Ricordiamo in particolare le due suore del Far West. Suor Blandina e Suor Giustina, le due sorelle segale. Sì, sono partite qui del 1854, e adesso hanno attraversato l'oceano con la famiglia e hanno creato proprio un insieme di servizi, di scuole, di ospedali, non da poco. Non per niente c'è la causa di beatificazione in corso e sembra che sia abbastanza accelerata la cosa, perché gli americani stanno spingendo molto, ci credono molto. Ecco. Qual è la storia di queste due suore in sintesi? Diciamo che la storia di Suor Giustina è un pochino più ritirata, nel senso che è sempre rimasta a Cincinnati, alla casa madre. È la storia di Suor Blandina, che è quella che poi è andata agli onori della cronaca, perché ha attraversato praticamente tutto l'Ovest americano verso la fine del 1800, quindi il famoso Far West, abituati noi a vederli nei film, lei l'ha vissuto in prima persona. Ha avuto molti contatti con gli indiani, era molto affezionata a loro, li ha aiutati molto, come ha aiutato i messicani, ha aiutato queste popolazioni povere, costruendo scuole, costruendo ospedali, dopo scuola, ha insegnato praticamente la lingua spagnola anche agli indiani, per poter poi comunicare con quelli che poi insomma
li hanno messi nelle riserve. Ecco. Una pastorale attiva, quindi, proprio a contatto con le persone. Credo che sarebbe piaciuta molto al nostro Papa, in effetti, perché è una donna veramente in gamba. Non aveva paura delle sfide, neanche dei pericoli che correva? Assolutamente no, anzi, tutto quello che lei trovava da poter, contro cui combattere, quindi, diciamo, la non, come posso spiegare, la non disponibilità a fare. Ecco, lei si è messa sempre al servizio della gente, soprattutto di Dio. Lei ha sempre girato col suo crocifisso in mano e col suo crocifisso lei ha avuto tutte le si sono aperte tutte le porte. Ecco. Cicagna l'ha ricordata anche non tanto tempo fa con un convegno, ma ha dedicato anche una piazza, no? A Suor Blandina. Sì. La piazza è stata dedicata nel 97, quando è stato pubblicato il libro sulle ricerche, sulla vita della suora e le ricerche genealogiche, che è stata una mia soddisfazione poter ritrovare i Segale che vivono ancora qui, parenti appunto dei Segale americani che ci sono giù e si sono incontrati. È stata una cosa molto bella. E a novembre abbiamo fatto un convegno, che c'era anche il nostro vescovo che ha partecipato, dove il vescovo emerito Ramirez della chiesa della diocesi di Santa Cruz nel New Mexico era venuta a Roma appunto per patrocinare questa causa di beatificazione, che ripeto pare che vada a passi veloci. Dal Ponte Vecchio, nel centro di Cicagna, concludiamo questa puntata in cui vi abbiamo documentato alcune realtà proprio del capoluogo di questo comune, un comune molto esteso dove permangono delle attività artigianali e commerciali di rilievo e dove si svolgono anche diverse attività attorno alla parrocchia. Il viaggio di Paese Mio torna la settimana prossima.